fas il vizio e la virtù. Un solo corpo, per così dire, due vocazioni dell'uomo a confrontarsi in un precario equilibrio, dramma della nostra natura terrena, materia per filosofi, scrittori, strizzacervelli e parolieri vari. Lorena Bianchetti. Ottava edizione del premio per la cultura mediterranea, Fondazione Tartar, buonasera. Alle autorità e a tutti i presenti, che così numerosi confermano il grande interesse per questa nostra iniziativa. Un'iniziativa che, proprio perché giunta all'ottava edizione, è entrata da protagonista, lo dico con un pizzico di motivato orgoglio, nella storia culturale della Calabria e del Mezzogiorno, conquistando anche spazi importanti nell'attenzione della stampa nazionale ed internazionale. Premio per la cultura mediterranea, Fondazione Carica 2014, per la sezione narrativa giovani, per il romanzo Ti volevo dire, a Daniele Bresciani. Ben trovato, e giustamente con lo sguardo stava ringraziando tutti i giurati che l'hanno premiata. Molto bello aver vinto questo premio, un po' perché si chiama Giovani, io non sono più giovane, giovani sono i ragazzi che l'hanno votato, però mi sento qualche anno in meno avendolo vinto, ma poi proprio perché la giuria composta dalle scuole, dai ragazzi, è un premio, ti dà un premio importante perché fatto senza filtri, come dire, i ragazzi votano quello che sentono di dover votare perché il libro gli è piaciuto e quindi mi sento particolarmente onorato di averlo vinto. E poi credo che manifestazioni come queste, come il premio per la cultura mediterranea, siano manifestazioni importanti perché danno la possibilità ai giovani di leggere. Premio per la cultura mediterranea, Fondazione Carica 2014, ex aequo per la sezione creatività, a Vincenzo Linarello. E lo prendiamo con un applauso, eccolo qua, Vincenzo Linarello. Sono contento di ricevere questo premio qui a Cosenza, perché in realtà non è un premio indirizzato solo alla mia persona, ma è indirizzata a tutta la comunità di giovani, meno giovani, che stanno nelle cooperative sociali, nelle imprese di Goel e che stanno tentando di creare un riscatto per la Calabria, un tentativo di cambiamento vero. Questa Calabria che è destinata ad essere ponte tra il sud dell'Italia e il sud del mondo e nello stesso tempo anche ponte di cultura con il Mediterraneo, e dove noi vogliamo affermare un'economia fortemente fondata sull'etica, convinti che iniziative come Cangiari, il primo marchio di moda etica di fascia alta, ma anche altre nostre iniziative come il nostro tour operator di turismo responsabile, così come anche la nostra cooperativa agricola biologica fatta dalle aziende colpite dall''ndrangheta, non sono delle stranezze etico-morali, ma sono in qualche modo l'apripista di una nuova forma di economia dove l'etica diventa fattore competitivo. Seguo i loro segnali e mostro le mie insegne, e la voglio fare tutta questa strada fino al punto esatto in cui si spegne. E la voglio fare tutta questa strada. Tener viva la speranza, pubblicato quest'anno in Italia da Vallar. Premio per la cultura mediterranea, Fondazione Carica 2014, per la sezione Società Civile, a Hawa Abdi Di Blaue. Hawa Abdi, la prendiamo con un applauso caloroso. Il teatro Rendano, eccola qua. Welcome. I'm very happy to meet you. Bene, ci accomodiamo.
applauso da parte del tipo sentito, perché siamo molto onorati della sua presenza, di questo sorriso che tiene viva la speranza. Insomma, da sempre impegnata nell'assistenza, nella promozione, nella difesa dei diritti umani, in particolar modo per le donne e per i bambini. Dall'83, lo avete ascoltato anche dal filmato, ha aperto un ospedale che gestisce insieme alla figlia, in cui ha accolto oltre 2 milioni di persone. Questo nonostante le tante difficoltà che ha incontrato spesso attraverso, per colpa di governi, ma anche di orientamenti culturali. Sono Mario Bozzo, il presidente della Fondazione della Casa di Risparmio di Calabria di Lucania, e sono qui per esprimere la piena soddisfazione per il risultato che questa sera abbiamo registrato. C'è stata una grossa presenza di pubblico, anche molto qualificato, tantissime autorità, tantissimi giovani studenti delle scuole di Calabria e della Basilicata, molti intellettuali, stampa nazionale ed internazionale, il che significa che questo nostro premio all'ottava edizione è entrato finalmente da protagonista nella storia della cultura della Calabria, del Mezzogiorno, con grande attenzione anche a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Continueremo su questa linea e d'altra parte il messaggio finale, l'applauso finale della ricca platea è di incoraggiamento per continuare a fare di più e meglio anche negli anni a venire. Quest'anno abbiamo scelto come motivo conduttore della intera serata il contrasto antico ed eterno tra il vizio e la virtù, tra il bene ed il male, tra la pace e la guerra, in un momento come questo che è segnato da tanti fatti di violenza che sembrano dirci che il vizio predomini sulla virtù, la guerra sulla pace, l'odio sull'amore, il male sul bene. Ecco, la cultura ha il compito di invertire questi risultati, di far sì che si costruisca davvero attraverso il dialogo, attraverso il confronto delle posizioni diverse, una cittadella nuova e diversa, la cittadella appunto del dialogo, del confronto, del bene, della virtù, insomma, la cittadella dell'uomo che possa vivere finalmente a misura d'uomo. Da Cosenza, Calabria, Hamid Massoumi Nejad.